E buonasera a tutti, puntata 3.7 di Pagan Storm Radio. Io sono come al solito il vostro Jay e saluto immediatamente sia Skog sia Svartsno che sono dietro le quinte. Questa sera purtroppo Skog non c'è, però lo salutiamo egualmente, naturalmente. E purtroppo gli esami si avvicinano un po' per tutti e quindi siamo qui nonostante tutto. E direi di partire subito. Io sto facendo una piccola prova tecnica con un nuovo microfono, cioè con un microfono, non uso più quello del PC, mi sono fatto un upgrade, non so come si sente, quindi ditemelo se non si sente bene. Saluto tutti quanti naturalmente e vi passo subito il primo pezzo, intanto che arrivate, ne parliamo dopo. Buon ascolto. Thank you.
E questi erano i Wrath of Fenrir, gruppo che viene dall'Australia. Hanno pubblicato un solo EP, scusate, e come avete potuto sentire, sono dediti a, boh, non sapevo come definirlo, un black death, insomma. C'è anche del folk dentro l'unico EP appunto che hanno pubblicato nel 2012 dal titolo War, e naturalmente questo era un pezzo tratto appunto da questo unico EP di questa band australiana. E vi ricordo che potete chattare con noi cliccando sul fumettino verde presente in basso a destra sui vostri schermi. Saluto tutti coloro che sono già arrivati o che arriveranno. E spigliamo subito la prima news di questa puntata, che diciamo sarà un po' densa di news, dato che appunto abbiamo saltato la puntata scorsa, settimana scorsa, ce ne scusiamo. La prima news che vi voglio dare è che è stato confermato per il 24 settembre a Romagnano Sesia, quindi a Rock and Roll di Romagnano Sesia, un concerto Fintroll, Tyr e Skalmold, un grande concerto. Naturalmente i Fintroll saranno headliner di questo concerto in tour per il loro nuovo album, e sfortunatamente sarà il giorno prima dell'Heidenfest, di cui parleremo dopo, l'Heidenfest, la data italiana dell'Heidenfest, e però insomma sarà un grande concerto, sarà difficile scegliere tra queste due date. E ci vi facciamo ascoltare proprio un pezzo del gruppo islandese degli Skalmold, tratto dal loro album del 2012. Questo pezzo si intitola Narfi e questi sono gli Skalmold. Buon ascolto. Þér meinn, villið í reynast hefnigjör, hlust
stínuk hver sem heyrir í mér hættuleg eru loka börn. E questi erano gli Skalmold dalla, scusate, come ho detto, Islanda, e ho un po' di problemi di tosse, scusatemi, saluto tutti coloro che stanno arrivando in chat, e insomma sarà difficile decidere tra questi due concerti, e di certo uno dei motivi per andare a sentire il Leidenfest sarà della presenza di alcuni gruppi. Personalmente ci andrei solamente per rivedere i Turisas e gli Equilibrium. Certamente sarà un'ottima occasione per vedere dalla prima volta dal vivo i Suidacra, gruppo tedesco attivo dal 1994 che mescola numerosissimi generi e come forse avrete capito vi stiamo per far ascoltare. È un gruppo davvero molto, diciamo, molto produttivo, hanno pubblicato ben 11 album, praticamente uno all'anno, anzi anche più di una all'anno, dal 1994, un EP e una demo, e il pezzo che vi facciamo ascoltare viene dal loro appunto ultimo album, uscito praticamente settimana scorsa, il 24 maggio, e che si intitola, il nuovo album, Eternal Defiance. Il pezzo si intitola Beneath the Red Eagle, e data la mia quest'ultima pronuncia particolarmente schifosa, vi ricordo che sulla pagina dell'evento potete tranquillamente, con calma, andarvi a rileggere e a risentire tutti i pezzi che vi passiamo. Questi sono i Suidacra, buon ascolto. We'll be right back.
E questi erano i nostri cari tedeschi sui Dacra. Spero vi siano piaciuti, anche se sono un gruppo abbastanza conosciuto. E fra gli, non l'ho detto prima, la voce femminile è tale Tina Stabel, presente già in altri due o tre album, non ricordo bene, dei Sui Dacra, sempre come collaborazione in qualche pezzo, di solito un pezzo in ogni album. E fra gli album che sono usciti, a parte appunto, come vi ho detto, l'ultimo dei Sui Dacra, devo citare l'ultimo degli, anzi, il secondo album degli Acework, gruppo tedesco davvero molto particolare che abbiamo passato nell'ultima puntata proprio in previsione del nuovo album. Purtroppo non ho ascoltato nessuno degli album che vi sto per citare. È uscito il 29 maggio l'ultimo album dei Feid Nagelfar, e anche questo sono curiosissimo di ascoltarlo. Ed è uscito il 27 maggio, questo invece l'ho ascoltato ma non approfonditamente, l'ultimo album del signor detto Zio Varg Burzum, dal titolo Sol Austan Meni Vestan, CD che come al solito divide i fan, come ormai tradizionalmente fanno gli album di Zio Varg da quando è uscito dal carcere. Ne fa uno all'anno praticamente, molto probabilmente come lo deve fare per sostenersi economicamente. E anche l'ultimo album, diciamo che ha diviso la critica ed è diverso dal solito, molto diverso dal solito. Io gli ho dato un'ascoltata molto veloce. E devo dire che a primo impatto non mi è piaciuto molto, e difatti volevo passarvi un gruppo, un, anzi scusate, un pezzo dei buon, anzi del buon vecchio Burzum. Questa è la celeberrima, forse la più famosa dei Burzum. Questa è Lost Wisdom. Buon ascolto.
E mentre il caro zio Varg, di cui avete ampiamente e giustamente parlato in chat dicendo tutte cose esatte, che, ovvero che sta producendo un gioco da tavolo e insomma che non ci sta tanto bene economicamente e per questo deve sostenersi a una moglie e figli, lasciamo nel fredde lante del sud della Francia, dove a quanto so io si è trasferito zio Burzi. Ha un blog, vi invito a leggerlo. Maya, linkalo tu in chat perché sai tu l'indirizzo. Comunque è un blog dove esprime tutte le sue idee. Se vi interessano, potete andarle a leggere. Non sono tradotte in italiano, se non sbaglio. In ogni caso, sì, sta pubblicando nuovi album per un motivo economico. E nonostante ciò, devo dire, sono abbastanza ispirati, ma a me l'ultimo non mi è particolarmente piaciuto. Per quello che ho ascoltato, e volevo farvi ascoltare un pezzo invece vecchio che a me piace molto. Andiamo avanti con due appuntamenti live che vi volevo segnalare. L'8 giugno i Draugr, a cui faccio naturalmente i miei auguri, festeggiano 10 anni di attività. Lo faranno con un live affiancati da Furor Gallico e Winterblot. Un live speciale durerà un botto di tempo, ci saranno giochi di fuoco. E sarà nelle vicinanze di Pescara. Per i dettagli andate naturalmente su Facebook e se vi trovate da quelle parti passateci perché sicuramente sarà un grandissimo spettacolo. Tra l'altro, Furor Gallico, Winterblot e Draugr erano presenti all'ultimo Worstfest Festival che si è tenuto il 25 maggio a Milano, appunto, festival che è andato un po' così così. Saluto Lorenzo e Teo che c'erano fra voi, il pubblico di Pagan Storm, c'erano lì e ci siamo incontrati e davvero sarà un grande spettacolo perché grande spettacolo hanno dato sabato. Devo andare molto veloce, altrimenti l'ultimo pezzo ve lo taglio. L'altro evento ve lo dico più tardi. Questo gruppo viene dalla Spagna, fa un folk metal allegrissimo. Hanno pubblicato un solo album nel 2011 dal titolo Tiri Cantam. Sto parlando dei Celtiberian e questa è T'Pat. Buon ascolto e ci si risentiamo. Durante la seconda parte di Pagan Storm Radio, vi ricordo che vi sarà passato il link per ascoltare la seconda parte sulla pagina dell'evento. Buon ascolto!